Prende il fuoco? Sì, un pochino. Vabbè, poi al limite fai abracadabra in fase di montaggio. Amici di Braciami Ancora, prima di dirvi dove sto, ci tenevo a far vedere il sondaggio che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook. Vi abbiamo chiesto, ragazzi, è il caso che continuiamo a sgranocchiare con il microfono acceso? Perché qualcuno si lamenta che su Braciami Ancora si sgranocchia la ciccia. Allora l'88% ha detto no, Michele, continua a sgranocchiare. Allora siamo a Marotta, meravigliosa cittadina a metà strada tra Ancona e Pesaro, e oggi un amico ci mette a disposizione il suo locale per fare un confronto tra due colossi della gastronomia carnivora. E se vi ho incuriosito, però, ci dovete seguire. Per raggiungere i nostri amici ci hanno messo a disposizione un vespino color senape. Ok, ragazzi, siamo arrivati! Vecchia osteria, via Litoranea 64 a Marotta. Lui è Simone, il boss. Oh, ciao Simone. Ciao, senti, scusa, sono andato lungo col parcheggio, non ci faceva il freno. Questa per chi è? È la mia. Chi è? Ma la frego io, la saluta. Oh, ah, la tua. Allora, questa è il tuo, la tua postazione. Ammazza quante birre c'hai. Grazie innanzitutto dell'invito. So che ci mangeremo un sacco di roba. Dobbiamo aspettare i nostri amici che stanno arrivando. Nel frattempo che me magno? Ecco qua, Michè. Ti ho fatto un assaggino dei paninetti nostri. Affumicati di pesce. Fa vedere. Fatti in casa. Quindi tu affumichi e pesce. E ci fai paninetti. Beh. Scaloppa di spada, affumicato, sì, e grigliato, sì. Ventresca di tonno. Sì. E salmone. E salmone. Fa massaggiare, va. Buono. Non sto qui per i paninetti, non sto qui per la birra, lo so che a te ami la birra, io sto qui per le bistecche, perché avevi detto che facciamo un mega confronto cosmico, giusto? Allora ci vediamo di fronte alla cella. Andiamo di là, andiamo di là. L'accordo era confrontare Sashi Finlandia de Pla con la vacca vecchia galiziana. A sto punto. Non me. Lo stanno, fa vedere. Sashi tripla. E calla. E la vacca vecchia galiziana. Mamma mia, che... allora queste stanno in frullatura da... da un paio di mesi, questa è un paio di mesi e questa è un paio di mesi, quindi siamo sui 60 giorni. Confronto quasi alla pari. Vai, però fa il lavoro tuo, va, tagliacele, portacele, prendicele. Andiamo di là. Allora, questa è una. Io spingo? Spingi. Mi raccomando, non ce l'ha servito, eh. 2 kg e 77? Sì. E vai con la Finlandia. Aspetta, fammi, guarda, facciamo vedere un attimo, gira la pratica, gira il ragazzino. Ragazzi, allora guardate qua, nata in Finlandia, allevata in Finlandia, macellata in Finlandia, Sashi tripla A finlandese. Alla faccia della bistecca, oh! 1,957 kg, vabbè, 4 kg di carne se può stare, dai. Tenete, ragazzi, eccola qua, vai. Quelle due bistecche oggi noi ce le spariamo abbinandoci della birra. Che se assaggiamo? Fammi assaggiare un po'. E potete tutte. Questa non ce la vedo con le bistecche. Ma questa c'è un super te, tieni, guarda. Quinta. Buona quinta, ti rimane in bocca. Che quinta che mi hai dato? È una double IPA. Double IPA, di dove? Marchigiana. Andrea, come stanno a bistecche? Sono pronte? Possiamo far partire il paragone? Bene, grazie. Momento di confronto, caro Simone. Dai. Tra la vacca vecchia galiziana e la Sashi finlandese tripla A, come i frigoriferi praticamente. E prima cosa da dire, non sono due razze. Assolutamente perché no. Perché sennò ci massacrano. Ragazzi, non sono due razze, ma due selezioni. Beh, una bella differenza. Allora, concentriamoci su questa finlandese. Intanto, le sapienti mani di Andrea, che è il tuo chef, bravo, sì, da quello che ho potuto vedere mi piace, l'ha lavorata un po'. A parte l'ha messa vicino al calore, quindi guarda come sta sola, guarda che meraviglia. Il nostro Andrea ci ha messo il sale prima, che è una grande paraculata, passatemi il termine, perché qualcuno ancora mi scrive il sale prima secca la carne. No. Leggenda metropolitana, noi lo ripeteremo fino alla morte. Bravo. Ed eccola qua invece la vacca vecchia galiziana, che anche, ripeto, non è una razza, ok? La razza è la Rubia Gallega. Vedete? Ah, c'ha belle, guarda un po' che belle mani, boom! Che belle chiazze di grasso. Sono babbone. Il grasso, ragazzi, è importante, mangiatevelo il grasso. Chi toglie il grasso si merita cosa? De non mangiasse manco la carne. Io dico i petti di pollo secchi. Una cosa interessante di queste carni è che tutte e due, in svariati concorsi, hanno vinto un primo premio.
Allora, questa è la targhetta che tu c'hai del World Steak Challenge, l'avrebbe vinta questa vacca vecchia galiziana, questa bistecca. Ma io so che in un'altra competizione simile, insomma, poi non è che mi appassionano tanto queste competizioni, sono sincero, aveva vinto la Sashi Fidan. Quindi oggi è uno scontro praticamente, una finale della Champions League, grande tanta roba. E quindi noi ce l'andiamo ad assaggiare. Te che c'è da dire? La clientela apprezza? Assolutamente sì, sempre di più. Per fortuna ci sta dando soddisfazioni. E la frullatura di queste bistecche? Qui siamo tutte e due, diciamo 60 giorni, c'è 3 giorni di differenza. Annusa un po', annusa. Beh, qui emerge, si sente, la frullatura si sente. Che qua si sente? Allora, il sale abbiamo detto, la frullatura abbiamo detto, il grasso, il colore. Tocca cocela. Ridillo un po' il marchiciano stretto. Tocca cocela. Tocca cocela. Mi hai detto ci vogliono? Una 20-25 minuti almeno. 10 minuti per lato. Allora, tecnica particolare mi hai detto, innanzitutto le affumichi un po' queste due bistecche. Praticamente per dare quel leggero sentore di legno, di Romagna. Vai, sì, sì. Perché sono delle chips di affumicatura. Di legno. Ah, tu le poggi là, guarda che ti sei inventato, è legno, bello. Vai, curi. Quindi utilizzi il fumo come ingrediente. È una cosa. Mancando la Romagna dobbiamo. Ok, no, ma è una cosa particolare dell'American Barbecue utilizzare il fumo come ingrediente. Per le bistecche grosse così io non l'ho mai visto fare, però è molto intrigante come cosa. Trentatré? Ce ne vuole ancora un po', eh? Però tu hai una tecnica particolare e questa mi intriga molto. Faccela vedere. No, a 33 gradi, le prendi. Le faccio passare sul grasso. Irene, ok, scotti il grasso così. Caramellizza. Diventa più gustoso e ci stiamo. E poi? Poi dove le metti? Andiamo in rest. Chiudi? Fino ad arrivare a 42-44 gradi. E ci arrivano da soli. Arrivandoci da soli. Madò che profumo! 41, 42. Ci siamo? Siamo pronti. Secondo te le possiamo portare a tavola? Belle al sangue le abbiamo fatte, eh? La galiziana dopo il sangue è sprecata. Ok. Consiglio dello chef. Poi ognuno se la mangia come gli pare, giusto? De gustibus. De gustibus. Vai, tagliamole, va. Com'è? Senti che bella. Senti. Niente male. Ma un odore rotondo, bello. Ah, Fili, vieni un attimo. Si sente il fumo? Qua, dai, una annusata. Bello, avvolgente, eh? Guarda il colore come è rosso intenso, guarda. È viola. Rosso intenso, viola. Questa è proprio cottura bleu. Il bello è che ad occhio è cottura bleu, ma a temperatura siamo su un rare. Fantastico. Grande mestierante. Mortacci, quanto è buona! Ma sto grasso dolce! Pare zucchero di canna, pare panna cotta! Una roba! Questa è la bistecca paragonabile a? A una delle birre meglio fatte, perché c'è una marea di stili, ma. Bravo! Questo è il top! Questo è il top! Qui stiamo a parlare di galiziana! Galiziana! Ah, vediamo un po' la differenza! Questa è un po', non mi vorrei sbagliare, ma il rosso di questo è un po' più acceso. Questo c'ha un rosso meno acceso. Finlandia. Porca zozza, qui è proprio una lotta, lo sai, pure questa, mortacci, quanto è buona questa. Sono due carni strepitosamente buone, imbarazzanti quanto sono buone. A mio avviso questa è un po' più delicata, un po' più setosa, questa è proprio più verticale, questa è proprio selvaggia,
Cioè, io me le mangerei tutte e due. Carnivori, assolutamente. Forse uno che non l'ha mai mangiata, io gli suggerirei, inizia con questa finlandese e poi raggiungi l'Eden con questa galiziana. Sicuramente uno step successivo. Però, sì. Porca mignotta, scusa, cazzo, devo mettermi qua. Finlandese, voglio un assaggio, masticatela, prima annusatela e poi mi fate sapere. Oh, belli così, oh, ecco là, famelici. Vabbè, sentite tutto il profumo della frullatura. La Finlandia, senti la Finlandia. La finlandese ve la siete sparata tutte, bravi, ora viva la galiziana. Ragazzi, buon appetito. Buona, ma che glielo vuoi dire? Cioè, allora, quale ti è piaciuta di più? La prima che era la finlandese o la seconda che era la galiziana? Allora, ho preferito la galiziana. Senti, la birra che ti ci ha abbinato Simone andava bene? Era perfetta. La prima più morbida e delicata, la seconda era galiziana, un sapore più strong e deciso, e quindi per me il mio voto va alla galiziana. La finlandese. Perché? Per il sapore più delicato che aveva. Beh. A me è quella più strong, la galiziana. La galiziana? Sì. Ok. Spagna, Finlandia. Io il rosicchiamento finale, lo sapete che faccio? Lo dedico alla Finlandia. Buona. Buonissima. Ragazzi, due carni strepitose. I nostri amici si sono espressi, alti livelli, complimenti alla vecchia osteria, l'indirizzo ve l'ho detto, l'osso me lo so sgranocchiato, loro hanno mangiato, non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso abbraccio e come al solito dirvi che l'abbraccio sia con voi, ciao! Ah ragazzi, oggi giorno di mercato, mi tocca spigne, però a me non è che mi va tanto le spigne, Giacomo non è che mi daresti una mano a spigne? Dai, dammi questa telecamera. Va bene? Sì, bravissimo. Sei un ottimo spingitore di vespette.